È partita questa campagna elettorale, almeno dallo striscione che si è visto, sembra che tu sia già partito prima di tutti. Vabbè, beh, io credo che comunque è un mio messaggio un po' provocatorio, anche perché ritengo, a prescindere dal fatto anche ricerche mediche, voglio dire, che l'attività, fare il grande dello sport, fare bene l'amore comunque, rende comunque le persone molto più serene e più libere. Ma al di là di questo, io vorrei tanto che ci fosse comunque un cambiamento, da che sento dire che sul comune, sul nostro quotidiano comunque ci sono delle situazioni mentali che ovviamente non rendono le persone più serene e libere e sono portate ad agire in maniera poco piacevole. Io ritengo che al di là del mio interessamento per lo sport, spero di poter, se dovesse comunque io arrivare ad avere un ruolo in qualche modo nella nostra amministrazione, di poter dare un input a una diversificazione di mentalità che ci sta imperante su quest'isola, e specialmente qui a Ischia Porto. Per cui veramente vorrei che i parametri di considerazione verso la popolazione, verso i nostri giovani, siano diversi. Io credo che ci sia proprio una mancata percezione di quello che sono le necessità dei nostri giovani. Cioè, noi abbiamo praticamente un pensare e un fare che esclude totalmente i nostri giovani. Non capiamo invece che sono i nostri giovani che hanno necessità e hanno bisogno che tutto possa cambiare e possano avere fiducia in maniera seria e serena a quello che l'isola e Ischia in modo particolare possono loro offrire. Da questo punto di vista, io mi sento di dire che questi ragazzi devono essere considerati in maniera moderna. Loro non sono scocciati di vedere una politica che praticamente ignora e fa del voto di scambio, del voto di favore, tutto un modo di essere, senza che sia presa in considerazione la loro presenza. Ritengo importante, al di là del fatto ovvio che lo sport, sia dal calcio, sia dalla cosa più, dagli sport minori, che per me sono importantissimi, perché non avete idea che bacino di utenza potrebbe essere, anche dal punto di vista turistico, prendere in considerazione questi sport. Quindi che sia importante dare loro risalto, dare loro possibilità di potersi esprimere. I giovani non vogliono nient'altro, vogliono che si abbiano la possibilità di potersi esprimere, che ci sia modernità nei loro rapporti e ci sia serietà di intenti nei loro confronti. Perché io sono dell'avviso che in questo modo loro possono rispondere bene, possono darci un grande futuro, ma noi non dobbiamo deluderli. Non possiamo più pensare a un turismo vecchio, non possiamo più pensare a un turismo che sia dedicato alla calma, alla quiete dei vecchi che noi invitiamo a Ischia, ma dobbiamo capire che il turismo deve cambiare tendenza. Dobbiamo offrire ai giovani un'alternativa al turismo solito che qui offriamo a Ischia, perché dobbiamo ricordarci che noi viviamo di turismo e nella scelta turistica in una famiglia è il giovane che decide. Quindi noi dobbiamo fare in modo che i giovani, qualsiasi famiglia italiana, estera che sia, possano dire ai loro genitori: voglio andare lì, voglio andare a Ischia, perché lì posso divertirmi, posso fare delle cose e posso fare in modo che la mia vacanza sia divertente. Dobbiamo smetterla di essere albergatori, fruitori di cose turistiche vecchi. Dobbiamo cambiare tendenza. Presidente, allora, prima di tutto sono passati 4 minuti e io non ho detto che tu sei Marco Ielasi, presidente della cestistica Ischia e simbolo comunque dello sport minore, in qualche modo, Ischia, forse la società con maggiori iscritti e uno Beh, sport penso in in assoluto, assoluto, anche cioè, sicuramente maggiormente del calcio, anche perché dire, ce ne sono tanti, almeno sono circa 40 anni che siamo, questa è la guida della stessa società. A che fare con ragazzi dai 3 anni ai 50 anni, diciamo, senza nessun limite d'età. faccio solo una precisazione, che io sono diventato presidente praticamente 23 anni fa. Credo di essere il presidente, tra virgolette, più longevo e continuativo di tutta la storia dello sport Tu hai fatto italiano, però, aspetta, credo. tu di tutta questa presentazione ti hai detto cose belle. Ovviamente hai parlato di turismo, di albergatori, ma non abbiamo detto neanche tu con chi ti sei candidato.
Io sono nella lista di Isidoro Di Meglio, che comunque è legata a Giosi Ferrandino Sindaco. Col sindaco Giosi Ferrandino. Allora, voi dovete sapere una cosa. Io fondamentalmente sono un uomo sportivo, sono un medico, ma fondamentalmente sono un uomo libero. Per cui Giosi, il sindaco Ferrandino, ha voluto in momenti non sospetti, e questo gli do atto, quindi parlo di 4-5 mesi fa, ha ricercato in me una persona che potesse dedicarsi in maniera adeguata a quelle che sono le esigenze sportive dei nostri giovani. Io sicuramente ho valutato tutta una serie di situazioni che non erano legate a favori o a interconnessioni varie, perché non ho, ripeto, io sono fondamentalmente un uomo libero, ma erano legate ovviamente per vedere se intorno a me, comunque anche da parte, principalmente dalla parte che mi sostiene, che ovviamente è la cestistica Ischia, la nostra grande famiglia, che io ritengo tale da sempre, perché veramente ci accomuna un senso di amicizia e di fraternità che è veramente incredibile trovare in altri posti, perché ovviamente facciamo tutto questo che facciamo per la cestistica senza nessun tipo di guadagno. Questa cosa ovviamente mi ha spinto ad accettare un incarico, questa candidatura che mi ha dato il sindaco Ferrandino, anche perché credo di poter dargli il mio contributo. Ma sicuramente ci stava anche la vicinanza con Lello Pilato. Ma sicuramente Lello Pilato mi ha dato lo spunto. Ma un cambio di testimone, no? Ma diciamo anche un cambio di testimone, perché Lello tanto ha fatto per noi. Ripeto, io ho avuto tante volte da che dire con l'amministrazione Ferrandino nel fatto dello sport, però da uomo intelligente Giosi Ferrandino ha capito che le mie critiche non erano critiche distruttive, ma erano critiche dettate da un desiderio, da una voglia di poter far meglio per i nostri giovani. E proprio perché probabilmente io ho dato questo tipo di critica, lui mi ha scelto come rappresentante sportivo, dove vi dico e non nascondo che nella nostra missione della cestistica, da parte dell'amministrazione Ferrandino e dalla parte dell'assessore Ottorino Mattera, c'è stata sempre una grande attenzione. Per cui vedete, io, anche se Ottorino Mattera, ad esempio, si schiera con un altro gruppo. Ah, mi stai dicendo una novità? Ottorino Mattera non sta con Giosi. No, sta con Giosi. Ah, ma con una testa. Ah, sì, certo. Sì, legato a Giosi, però voglio dire, è una persona che ci è sempre stato vicina, ha sempre dedicato. Per cui io non voglio fare una politica che sia dettata dal fare contro qualcun altro. Io voglio fare una politica. Ti fermo perché manca un minuto, noi dobbiamo arrivare a 9 minuti, perché ovviamente questo è certo. Allora, lo slogan che hai lanciato in questo momento è? Ah no, che lo sport è una sana e consapevole libidine, salvano il comune di Ischia dallo stress e dall'azione ipocrita. Allora, un minuto, no, meno di 50 secondi per definire bene l'azione ipocrita. Beh, non vorrei più che ci fosse, da voci che sento, e non vorrei se fosse mai che domani io dovessi comunque andare nel consesso comunale, quindi a dire anche la mia, che ci siano rapporti tra le persone, siano esse di maggioranza o di minoranza, che siano basati sull'ipocrisia. Cioè, perciò io invito queste persone che se mi dicono che hanno vissuto in questo modo e ne fanno del loro modo di agire questo tipo di modo di essere, facessero più sport, facessero più lavoro.